Non volete prendere posta, mi piace stare lì in piedi, va bene ugualmente. Dunque, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera ci troviamo qui al terzo piano del centro sociale, al secondo, al terzo, veramente, giusto. Mi corregge il sindaco, giustamente siamo al primo, giù il piano terra, bene, siamo al primo piano del centro sociale Agorà in Vitulazio, dove inauguriamo questa sera la nascita di una nuova realtà, imprenditoriale che appunto nasce qui a Vitulazio, un motivo di vanto e di orgoglio. Siamo insomma in un periodo di sofferenza anche dal punto di vista occupazionale, quindi un'iniziativa simile va salutata con entusiasmo insomma e con il doveroso interesse. Io direi di chiamare qui subito accanto a me, anzi lo pregherei di alzarsi, il presidente della società cooperativa Power Call, che ha ideato insieme insomma a tanti altri soci questa iniziativa, l'ha concretamente realizzata, Antonio Sponziano. Buonasera. Scusate, sono un po' emozionato, mi cade tutto. Ho voluto fare questo momento prima di poter festeggiare un po' tutti insieme questa, la nascita di questa bellissima realtà, per far capire un po' a tutti cos'è questa Power Call. No? Power Call nasce come idea 6 mesi fa, nel momento forse più brutto professionale mio, e condiviso da tante altre persone, perché era il momento in cui la struttura che c'era qui sull'Appia, Omnia Service Center, stava facendo bancarotta. E proprio in quel momento, dove praticamente tante persone, 350 in questa zona, stavano rimanendo a casa, io ho visto negli occhi dei ragazzi che lavoravano con me la disperazione, e in quel momento mi è venuto un moto di rabbia, perché vedevo tantissime professionalità, persone che avevano speso ore e ore del loro tempo, ore e ore della loro professionalità su quelle postazioni di lavoro, rimanere a casa e rimanere con un pugno di mosca in mano, non per colpe loro tra l'altro, perché questa società aveva pensato di fare bagagli, prendersi a razzolare tutto quello che doveva fare, mettere in tasca e andare via. In quel momento nasce questa idea di cooperativa fatta essenzialmente da soci lavoratori, persone che investono su loro stesse, sul loro futuro, e nasce proprio quello spirito non imprenditoriale vero e proprio, puro, finanziario, anche se poi imprenditori siamo, no? Perché comunque siamo imprenditori noi stessi, ma nasce con lo spirito di poter veramente investire su noi stessi per la prima volta e vedere di che pasta siamo fatti. E tutto questo ha messo in moto un volano molto, molto grande, no? E tutto questo progetto si è iniziato a sviluppare poco a poco, non si poteva iniziare a sviluppare bene se non c'erano due fattori importanti. Uno, l'appoggio dell'amministrazione, e l'altra il committente, chi ci dà il lavoro, come si può dire. E quindi siamo andati in tempi pregressi, no? in aprile, a parlare con Achille Puccari, che subito, immediatamente, ha sposato l'idea. E quindi si è fatto promotore di questo, andando ad accelerare tantissime situazioni. Poi Achille è stato l'artefice, amo su tutto. Però voglio anche dare un ringraziamento a tutte le persone dell'amministrazione comunale, in toto, perché comunque io ho visto anche in questi giorni sono accelerati processi che potevano, per la burocrazia potevano stagnare per mesi e mesi. Quindi un grazie particolare, e
l'hanno detto ad Achille, ma anche tutta la giunta e anche gli impiegati comunali che si sono messi a disposizione, sono venuti qui mattina, sera. Un altro ringraziamento particolare lo voglio fare perché è stata la mia ombra, il mio mentore, ma nei momenti di sconforto, seppur magari a volte a chilometri distanti, perché era in giro, lo devo fare a Luca. Luca è area manager di Fastweb. Luca ci ha permesso, ha vissuto anche lui in tempi un po' prima per questa sofferenza, proprio per questo praticamente appena gli ho proposto il progetto PowerCall ha fatto di tutto perché Fastweb intervenisse in maniera importante e investisse su questa cooperativa. Anche ieri abbiamo avuto veramente prova, siamo andati io, Rita, Stella, siamo andati alla convention a Roma e abbiamo visto, cioè c'erano persone che ci fermavano e già sapevano tutto e già ci facevano in bocca al lupo, come si suol dire. Finisco e termino perché voglio essere breve, deve essere una litania, come si suol dire, ringraziando tutte le persone che si sono messe a disposizione del falegname. Oggi hanno fatto straordinari, erano lì che montavano le prese, tutte le persone che veramente hanno collaborato in questi 10 giorni hanno accelerato i lavori proprio perché io con tenace, con testardaggine volevo arrivare al 10 di settembre e partire bene settimana prossima, come si vuol dire. Ultima cosa, permettetemi questo ultimo ringraziamento e voglio ringraziare delle persone che in questo momento io sono qua, ma loro sono qua con me. Scusate, sono persone eccezionali, mi hanno supportato per 2 mesi, io a urlare, a gridare, e sono le persone che hanno condiviso per prima questo progetto. L'hanno sposato con me, l'hanno sposato giorno, notte, mattina, io li chiamavo alle 6 del mattino a dirgli: oh, ma sei sveglio, ma cosa stai facendo? E il loro nome e cognome è Rita Magliocca, Angelo Zacchia, Carlo Sciabonacci, Piero Cerchia, Vincenzo Ciccarelli e Massimo Dalma. Quindi grazie tantissimo, se non sono qui oggi, ma soprattutto grazie a loro. Ora l'unica cosa, siamo partiti mi sono dimenticato Stella, attenzione, mi sono dimenticato Stella perché mi stesso, anche Stella anche in questi giorni è stata grandiosa, è stata la mia anima, perché diciamo guarda che questo costa questo, guarda che questo costa quest'altro. E termino dicendo che la parte più semplice l'abbiamo iniziata, ora viene la parte più difficile, dimostrare che questo progetto è un progetto vincente e questo dipende solo e gran parte dalle persone che ci sono qui in sala. Grazie.